Questa settimana il venerdì dal sindaco sale in quota. In Alta Valsusa siamo a Moncenisio, un comune di 40 residenti, il terzo comune più piccolo d'Italia, un comune in cui la storia, quella con la S maiuscola, ha scritto capitoli importanti, le miniere di ferro nel Medioevo, nel 1200, e di qui il nome del paese fino al 1940, Ferrera Cenisio. Poi i portatori che consentivano a merci e persone di valicare il Moncenisio. E poi la strada napoleonica, voluta dall'imperatore Bonaparte nel 1803. I montanari dovettero cambiare mestiere sostanzialmente, non più portatori ma pastori, operai per la costruzione della strada, e qualcuno naturalmente dovette emigrare. La comunità è rimasta piccola, ma è rimasta fiera del suo passato, delle sue tradizioni, ed è una comunità che guarda al futuro, come ci racconta il sindaco Mauro Carena. Sicuramente qui la storia è passata, perché da Annibale a Carlo Magno, a Napoleone, a papi, imperatori, eserciti, mercanti, pellegrini, scrittori famosi sono venuti qui. Era l'unica via di attraversamento delle Alpi da Roma verso l'Europa e dall'Europa verso Roma. Oggi è un paese di montagna, 1500 metri, dove c'è una bellissima socialità, dove c'è tantissima natura vera, non finta, tutte le stagioni sono bellissime, e poi ci sono servizi, ci sono ristoranti, ci sono locali aperti, c'è una meravigliosa accoglienza, e siamo capaci anche quasi sempre di avere dei momenti di incontro, di festa, di ritrovo. La montagna non è rimpianto del buon tempo antico, anche perché il tempo antico non era poi sempre così buono, anzi forse quasi mai si facevano delle vite inenarrabili e delle fatiche e delle miserie. La montagna è un ambiente dove l'uomo, le donne di montagna hanno segnato la natura, hanno ricavato terrazzamenti in posti impossibili, hanno mantenuto un territorio, e quindi ancora oggi che si parla molto di ambiente, avere gente in quota vuol dire che i lavori agricoli, silvopastorali, vuol dire i lavori con il bestiame, permettono di mantenere un territorio e quindi di tenere puliti i ridi, falciare i prati, di mettere a posto i muretti. Tutto questo ha un enorme valore, ma non solo turistico, urbanistico, ha un enorme valore ambientale. Noi vogliamo vivere con tempi anche moderni, quindi abbiamo la fibra, abbiamo il wifi, abbiamo tutta una serie di strumenti per non essere dei cittadini di serie B. Chiediamo meno burocrazia, chiediamo di essere noi capaci di fare servizio, di tenere le strade in ordine e quant'altro. Chiediamo magari alla telefonia di non mollarci, di supportarci. Chiediamo di poter essere in questi posti non isolati, nel senso che sicuramente sono a 1500 metri, nevica, ci sono intemperie, c'è una situazione diversa da quella di una grande città o di un fondovalle, ce ne rendiamo conto. Però questa è una comunità viva, questa è una comunità dove ci sono molte associazioni, questa è una comunità dove le persone si incontrano, stanno bene e hanno voglia di qualità, hanno voglia di più ambiente, di più socialità. Ma come vedono il futuro di Moncenisio gli attuali amministratori locali? Dobbiamo pensare che il nostro villaggio è bellissimo, è turisticamente un posto stupendo, ha una natura selvaggia, ha la storia, ma noi dobbiamo dargli un futuro. Questo è quello che conta: tradizioni, folklore, tutto quello che si vuole, ma soprattutto mezzi moderni per darci una vita e per darci un futuro con delle partite IVA. Questa è la fatica, questo è l'impegno, ma pensare che fra 5-10 anni vedremo ancora di più i frutti di questo nostro lavoro è, credo, il nostro obiettivo, ma è anche il nostro stimolo.